direi che possiamo cominciare. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui. Diamo inizio oggi ad un secondo ciclo, parte del progetto delle iniziative, del programma delle iniziative culturali che il Comune di Rimini ha deciso di dedicare alla ricorrenza dell'80° anniversario dai fatti della Seconda Guerra Mondiale, che hanno creato impatti così devastanti sul nostro territorio. Abbiamo iniziato al 1° novembre con la pubblicazione di un primo podcast dedicato al racconto dei primi bombardamenti sulla città, e abbiamo anche pubblicato un podcast a fine dicembre ricordando le vicende dello sfollamento dei riminesi sulle colline. Con oggi diamo avvio ad un ciclo di conferenze dedicate invece ad una riflessione più ampia e approfondita sugli impatti delle distruzioni dei patrimoni storico-architettonici e storico-artistici sulle città. Sia la segna dei podcast che questo ciclo sono organizzati dalla Biblioteca Gambadunga insieme all'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea della provincia di Rimini, di cui abbiamo qui la Presidente Oriana Maroni, che è anche la prima ideatrice di tutto il progetto. E quindi lascio a lei la parola per introdurre questa prima conferenza e per introdurre il professor Balzani, che ringrazio molto per essere qui con noi e per aver accettato questo invito. Una informazione tecnica: il corso è validato per la formazione professionale sia degli insegnanti che degli architetti, a cui chiedo di firmare i fogli di presenza che sono nella stanza qui accanto sul tavolo, sia l'ingresso che l'uscita. Grazie e buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti e naturalmente benvenuto al nostro ospite Roberto Balzani. Io lo ringrazio a nome di tutti noi per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro non è certo la prima volta che viene a Rimini, l'abbiamo invitato tantissime volte. In particolar modo ricordo tempo fa una mostra che avevamo dedicato a Davide Menghini, e come esperto della Romagna, dell'invenzione, dell'identità romagnola, era stato appunto uno dei protagonisti della presentazione di quella mostra. Come già anticipato Nadia, questa rassegna è organizzata dalla Biblioteca Gambadunga e dall'Istituto Storico, ed è un partenariato che in realtà abbiamo stretto un'alleanza per organizzare varie iniziative nell'ambito dell'80°, in particolar modo tutta una serie di interventi che hanno come focus il tema degli urbicidi. Abbiamo adottato questo termine, che sappiamo che è stato introdotto soprattutto negli anni 90, usato da architetti, da urbanisti, in occasione della guerra della ex Jugoslavia. Perché parlare di urbicidi? Perché occuparsi di questo tema? Perché la Seconda Guerra Mondiale naturalmente ha rappresentato, già era stato nel caso della Prima Guerra Mondiale, comunque una svolta della cultura di guerra. Una guerra totale che non solo ha avuto come obiettivo la distruzione, il conflitto fra gli eserciti, ma che ha coinvolto appunto i civili, ha coinvolto le città, ha coinvolto i loro patrimoni culturali ed artistici, con obiettivi non solo di natura militare, non solo legati alla distruzione delle strade, delle ferrovie, eccetera, ma con l'obiettivo anche proprio di distruggere i patrimoni e la cultura delle popolazioni nemiche. Qualcosa che in realtà è conosciuta anche dalle guerre nell'antichità, pensiamo alla distruzione di Cartagine, al sacco di Roma,
Così pure la distruzione e la razzia dei monumenti non sono certamente una cosa nuova nella storia, per stare nei tempi non troppo lontani pensiamo alle spoliazioni napoleoniche di cui la nostra città ha anche numerose testimonianze. Ma certamente con la prima e la seconda guerra mondiale abbiamo una escalation delle armi distruttive prima del tutto sconosciute, cioè il ricorso a quello che è stato chiamato lo strategic bombing, cioè che mirava a colpire la popolazione civile, come dicevo, non ha avuto precedenti. E del resto la consapevolezza del grande pericolo che correva il patrimonio del paese e naturalmente anche una consapevolezza che hanno avuto anche gli altri paesi europei. Dicevo che negli anni 30 in realtà emergono una serie di provvedimenti, di azioni che fanno tesoro di quella che era stata l'esperienza della prima guerra mondiale. L'Italia aveva subito ad esempio distruzione del patrimonio molto importanti. E quindi negli anni 30, dicevo, si matura questa consapevolezza, tant'è che fin dal 1935 il Ministero dell'Educazione invia alle soprintendenze e ai comuni le prime richieste di informazioni su quelli che sono i provvedimenti di difesa dei monumenti in caso di attacco aereo, in caso di bombardamenti. Si tratta di richieste che divengono di anno in anno sempre più pressanti e si arriverà addirittura all'importantissima legge Bottai del 39 che sta a indicare appunto il maturare della consapevolezza sull'importanza l'importanza dei beni culturali, l'importanza del patrimonio culturale. Ma addirittura anche il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, il primo settembre del 39, lancia un appello a Regno Unito, Francia, Germania e Polonia affinché vengano esclusi dai bombardamenti aerei i civili e i centri non militarizzati. Le altre nazioni avevano accolto, aderito con una dichiarazione congiunta, assicurarono l'intenzione di garantire nel limite dei possibili i monumenti della civiltà umana, ma poi sappiamo tutti che la storia è andata ben diversamente. Perché parlare dunque di queste vicende? Perché parlare di quello che è il significato del patrimonio culturale per un paese? Perché pensiamo che per Rimini, una città che è stata interamente distrutta, solo il 2% degli edifici è rimasto intatto, rappresenti una riflessione assolutamente fondamentale. Ciò che è stato distrutto, sappiamo, sono le tracce di una storia edilizia cittadina, le tracce bimillenarie di quello che era la presenza, la presenza dei cittadini nella città, insomma, scusate questo pasticcio di parole. E oltre alle abitazioni furono colpiti monumenti civili e religiosi i più importanti, quelli che rappresentano la città. Pensiamo soltanto al Tempio Malatestiano, pensiamo al teatro. Ecco, quindi mettere a tema la distruzione della città significa naturalmente porsi la questione di quella che è stata la sua ricostruzione.
Pensiamo che sia venuto il tempo perché questo aspetto venga affrontato con molta serietà, molta serenità e che si comincino ad affrontare ed avviare appunto nuovi studi su quello che è successo dopo la distruzione totale e che cosa è avvenuto negli anni della sua rifondazione. Uso questo termine che ha usato Armitangelo Turchini, perché anche io credo che effettivamente Rimini in un certo modo sia una città di fondazione, considerato appunto il livello di distruzione. Occuparsi della distruzione, della salvaguardia del patrimonio storico-artistico di un paese è talmente importante che che significa affrontare non solo aspetti giuridici e diplomatici, ma anche riflettere sul valore della memoria, della storia, della civiltà di una comunità. E i padri costituenti ne sono stati talmente consapevoli che hanno inserito nella nostra carta costituzionale l'articolo 9 che attribuisce appunto un ruolo centrale alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Distruggerli, non averne cura, significa rompere il patto fra le generazioni, distruggere la possibilità, una possibile proiezione del paese nel futuro. Ecco perché abbiamo adottato questo titolo, Eredi, che non è un concetto soltanto di natura genetica, ma anzi direi rinvia aspetti etici, politici, culturali. Non potevamo dunque iniziare questo nostro ciclo con una conversazione più puntuale rispetto a quella di oggi. Roberto Balzani, infatti, che è professore ordinario di storia contemporanea dell'Università di Bologna, da molti anni si occupa di istituzioni, di beni culturali, e se ne occupa non solo come studioso, ma anche in ambito professionale, a livello istituzionale. Nel senso che è stato preside della facoltà di conservazione dei beni culturali dell'Università di Bologna, presiede il sistema museale di Ateneo di Bologna ed è referente scientifico dell'archivio storico dell'università. Inoltre è stato presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, che ha avuto un ruolo veramente fondamentale nella storia delle biblioteche, dei musei e degli archivi di questa regione. Purtroppo oggi sciolto, dicevamo poco fa. Ma si è occupato e si occupa di beni culturali anche in qualità di collaboratore della Domenicale del Sole 24 Ore. Devo dire che mi capita spesso di apprezzare gli articoli che pubblica su questo giornale, prestano molto spesso attenzione ad alcuni volumi di grande rilievo su questo argomento. Ma voglio anche ricordare che è recentemente stato nominato nuovo presidente del Museo della Liberazione di via Tasso, quel famigerato luogo di reclusione, di tortura da parte delle SS insediate a Roma. E voglio anche ricordare i suoi studi sul Risorgimento e i suoi protagonisti e cito un libro che è da poco uscito proprio sul Risorgimento per la casa editrice Mulino, ha scritto Andar per luoghi del Risorgimento. Direi che a questo punto posso lasciarvi la parola e auguro a tutti un buon pomeriggio. Grazie, buonasera.
buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio molto per questo invito, a me fa molto piacere tornare sempre in questa biblioteca che è uno dei grandi templi della cultura della nostra Romagna e della nostra regione. Per cui sono veramente, tutte le volte che ci vengo è una festa e lo è naturalmente anche questa sera. L'argomento di cui tratterò non ha a che fare direttamente con i bombardamenti, anche se poi ci arriveremo naturalmente in parte, ma sulla percezione di questo tema dell'eredità, su come esso si configura oggi nel settore del patrimonio culturale, come è cambiato il senso del patrimonio. Vedremo che il modo di concepire il patrimonio culturale non è lo stesso di 50 anni fa, è molto cambiato, ed è cambiato anche il senso del tempo, cioè il modo con cui i cittadini percepiscono il trascorrere del tempo, il rapporto col passato, che non è lo stesso in tutte le generazioni, e quindi fatalmente anche il rapporto con il patrimonio che non c'è più o che si deve in qualche modo conservare e tutelare. Quindi un argomento che ha a che fare con la modernità, con la nostra contemporaneità, spero un'occasione di riflessione che tocca quindi aspetti di carattere più collettivo e di riflessione sulla nostra condizione anche umana, psicologica, collettiva, e dall'altra parte naturalmente la questione dei beni. Quindi come vedrete, io spero, qualcosa di utile e a scopo introduttivo rispetto anche alle relazioni più specifiche che poi seguiranno. La prima cosa da dire è che non c'è età rispetto al passato come la nostra che sia densa di riferimenti al patrimonio. Il patrimonio culturale è un termine di grande successo a livello non solo nazionale ma internazionale, è diventato uno degli argomenti importanti addirittura del modo attraverso cui l'Europa concepisce le relazioni fra i paesi, è un tema finanziato dall'Europa, è un tema organizzato dall'UNESCO, cioè da una struttura internazionale, poi ci arriviamo tra poco. E quindi diciamo che è un termine che ha, rispetto a un tempo, quando il patrimonio era sostanzialmente neanche chiamato così, era chiamato beni culturali ma solo dagli anni 50, una volta si parlava di biblioteche, archivi e monumenti, era questo, i musei, e quello era il patrimonio, cioè un patrimonio localizzato, poi ci torneremo su questo termine, un patrimonio che aveva delle sedi specifiche, puntuali, e che era il luogo in cui si conservava la memoria del passato. Questa concezione del patrimonio si è completamente trasformata, pur esistendo ancora i contenitori del patrimonio, ed è divenuta invece una categoria molto più vasta che contempla non soltanto contenuti di carattere culturale ma anche contenuti di carattere sociale, come nell'ultima definizione di museo che è stata approvata dal congresso ICOM di Praga nell'estate del 2022, come l'accessibilità, l'inclusione, il rispetto per la diversità, eccetera, cioè funzioni che sono tipicamente sociali, collettive, che vengono attribuite al museo che un tempo, nelle definizioni antiche, aveva il compito di trasferire attraverso le generazioni una certa quantità di beni che avevano un valore di civiltà. Una volta si diceva questo esauriva la definizione di museo. Questa idea allargata di patrimonio esiste anche nel nostro paese, nel senso che nonostante noi tutti quando parliamo di patrimonio
pensiamo istintivamente a Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, Venezia, la Galleria dell'Accademia e qualche altro centro di clamoroso rilievo mondiale, in realtà il patrimonio del nostro paese si è molto esteso, moltissimo, se solo tenete presente che il 60% dei autodefiniti musei italiani, dico autodefiniti perché non essendoci una definizione, come dire, univoca di museo, se non recentemente promossa dal Ministero a partire dal 2018, ma potendosi chiamare museo la qualunque cosa, il 60% dei cosiddetti musei italiani è nato dopo il 1990. Questo ci dice che c'è stata una incredibile domanda di patrimonio. E questa domanda di patrimonio che cosa ha riguardato? Certamente non ha riguardato beni archeologici, per forza di cose limitati e governati dallo Stato, ma ha governato una miriade di curiosità e di beni che andavano dalle bambole al soldatino, che andavano dalle cose da mangiare, addirittura nel Piacentino, fra Piacenza e Pavia, un museo della cacca, c'è anche quello, non ci siamo fatti mancare niente, ma tutto questo per dire che è un'incredibile quantità di cose, di oggetti, materiali e immateriali, che un tempo non sarebbero stati minimamente presi in considerazione come beni patrimoniali, oggi sono entrati all'interno di questa categoria. Questo lo dico perché prima di tutto i comuni, in primo luogo, sono stati sottoposti a una grande pressione da parte di collezionisti, gruppi sociali, associazioni per fondare musei. Fondare musei che non erano sostenibili nel lungo periodo, perché sappiamo benissimo quanto sia difficile oggi conservare in buona salute un'istituzione come questa, che pure è un'istituzione di livello nazionale, poi è difficile tenerla in piedi. Pensate gli altri musei come possano limitarsi a sopravvivere spesso. Nonostante ciò, la domanda è stata così impetuosa che in tutta Italia si sono moltiplicata questa offerta, al punto tale che una enorme quantità di risorse sono state alla fine allocate, se non altro per aprirli questi musei o per cooperare all'apertura, non alla sopravvivenza ma all'apertura. Tutto ciò a fronte di una spesa per la cultura da parte delle istituzioni, stiamo parlando dello Stato e delle regioni, che quando si tratta di biblioteche, archivi, musei tradizionali, alloca nella cifra cultura sì e no il 10% per queste istituzioni, cioè una quota piuttosto limitata che non è cresciuta in modo corrispondente. Allora come mai si spiega questa incredibile fioritura da un lato e dall'altra parte invece la difficoltà per i contenitori culturali tradizionali, che non siano i grandissimi musei di questo paese, di sopravvivere? Come si spiega questo? Perché in teoria tutto ciò avrebbe avuto senso se si fossero anche moltiplicate le risorse per i musei che, diciamo, tradizionalmente erano stati fondati nelle nostre città a testimonianza di una, diciamo, cultura radicata nello spazio. Beh, in primo luogo perché tutta questa domanda museale e questa creazione di musei in realtà non ha a che fare con la percezione del tempo che ha originato i musei tradizionali. Adesso vi proverò a spiegare perché. Secondo, diciamo, qui arriviamo al tema dell'eredità.
secondo quello che era la visione tradizionale dei creatori e dei curatori dei musei, i musei erano, diciamo, e sono ancora naturalmente, ma non sono solo così, sono anche così col tempo divenuti, una volta erano esclusivamente così, erano delle specie di astronavi molto costose, perché diciamo la verità non costano poco, dico i musei per dire le biblioteche e gli archivi, cioè tutto l'ambiente, erano delle specie di astronavi che prendevano degli oggetti dal passato, selezionati da esperti, che erano destinati a entrare dentro questi contenitori per passare le generazioni. Quindi quando andava bene, queste astronavi atterravano in un'altra generazione, quindi si lavorava per persone che noi non conoscevamo, si lavorava per persone che i fondatori non conoscevano, era esplicitamente una visione transgenerazionale. Arrivava il museo, si trasferiva nel tempo e le persone che ne fruivano avevano il senso di questa incredibile continuità, una continuità storica, il passato, che era come visibile dentro questi, una specie di concentrato che i cittadini di altri secoli avevano deciso di passare attraverso il tempo. Questa visione era fatta propria naturalmente dagli specialisti, cioè il curatore in primo luogo, ma anche gli amministratori, cioè coloro che trovavano le risorse, ma in primo luogo i curatori, che non avevano un problema di legittimazione, perché erano come delle vestali di un tempo lontanissimo di cui loro stessi erano stati investiti, e loro stessi erano stati investiti del compito di conservarli e di trasferire questi beni ad altre generazioni. Naturalmente come sappiamo, ci sono teorie sui musei, penso alla più, diciamo, la più affascinante, che è quella di Christoph Pomian, che dice che nei musei stanno degli oggetti che erano stati usati da antiche civiltà, il cui significato era decaduto e riscoperto da collezionisti a livello, a distanza di tempo, da curatori, viene diciamo risemantizzato il significato di questi oggetti. Questi oggetti diventano dei semiofori, dice Pomian, cioè cominciano a sviluppare un altro significato rispetto a quello originario, perché stanno nei musei, non hanno più un significato, un valore d'uso, ma hanno un valore memoriale. Questo nuovo valore memoriale incorpora la cultura anche di chi conserva quell'oggetto e lo trasferisce nelle generazioni. Idea splendida, naturalmente è anche vera. I nostri oggetti, quelli conservati dai musei, raccontano storie che non sono solo quelle originali, ma sono anche quelle di chi li ha trovati, di chi li ha curati, di chi li ha conservati e di chi ancora li conserva. Quindi ha tutto questo insieme. Ebbene, questa visione si basava su un'idea, se vogliamo, fittizia, ma che funzionava dal punto di vista retorico, di eredità. Un'idea di eredità, cioè questi beni non sono altro che l'eredità del passato che ci viene consegnata, naturalmente un'eredità selettiva, poi su questo naturalmente torno, una selezione del passato che ci viene trasferita dai tempi lontani e di cui noi dobbiamo in qualche modo farci carico. Perché è un'operazione retorica, come è stato dimostrato brillantemente da studiosi francesi circa una decina di anni fa? Perché si tratta di un'operazione che è esattamente l'opposto di quello che è l'eredità in senso giuridico. L'eredità in senso giuridico, cioè il testatore che dice esattamente il bene qual è, a chi va a finire e a che condizioni, e quello prende il pacchetto o lo rifiuta, ma quello è. Qui invece abbiamo dei beni che arrivano e di cui coloro che sono gli eredi decidono il significato.
perché non c'è nessun foglio di carta che spieghi il motivo per cui un determinato museo debba essere conservato, tenuto aperto. È la generazione attuale che si fa carico di una eredità culturale, di un'eredità immateriale. Usa la parola eredità, ma non si tratta di un'eredità in senso giuridico, non c'è nessun vincolo che non sia quello che noi vogliamo avere rispetto a questi beni. Il che potrebbe dire, paradossalmente, che se una generazione colta dalla malattia dell'oblio decidesse di distruggere questo patrimonio, lo potrebbe fare. E naturalmente l'umanità sopravviverebbe lo stesso, sopravviverebbe impoverita, ma sopravviverebbe. Quindi questo aspetto è molto importante per spiegare il meccanismo culturale che ha retto la struttura mentale di coloro che si sono occupati di musei nel momento, diciamo, dalla fine del Settecento, ma sappiamo che alcune di queste idee sono in circolazione dal Cinquecento, dalla fine del Quattrocento, e alcuni musei sono effettivamente delle astronavi che sono arrivate qui dopo 500 anni e sono ancora lì. Pensiamo agli Uffizi, che sono arrivati allo stesso posto e dopo 500 anni ancora hanno questo significato. Questo tipo di approccio, che era costruito sulla base di un riconoscimento culturale complessivo da parte dello Stato, il quale attraverso la figura dei sovrintendenti, dei funzionari dei musei, della formazione dei curatori negli enti locali, in qualche modo investiva un corpo di specialisti di questa specifica funzione, che valeva tanto per chi governava gli Uffizi quanto per chi governava l'ultimo museo civico del paese. La missione era la stessa, il valore degli oggetti poteva essere diverso, ma la missione non cambiava. Questo tipo di impostazione oggi non è la impostazione prevalente in chi si occupa di patrimonio. Non lo è più. E non lo è più perché il modo di rappresentare e costruire il patrimonio è fondato oggi su un'esigenza individuale, non di conservazione nelle generazioni future, ma di costruzione di una propria identità per la generazione presente. Cioè è un processo temporale diverso che ha a che fare con la presentificazione, che ha un valore di coesione per la coesione sociale, che ha un valore positivo sicuramente per l'inclusione, per l'educazione, per la formazione, ma non ha più, in molti di coloro che la praticano, la consapevolezza e il rigore di questa visione di lunghissimo periodo che bucava i tempi remoti della storia. Questo aspetto è estremamente importante perché naturalmente ci porta a riflettere su qual è il tempo del patrimonio, che è poi il tempo del nostro, perché se è vero che il patrimonio viene deciso dagli eredi, non viene deciso da chi determina l'eredità, vuol dire che il nostro presente, il modo con cui noi percepiamo il tempo, che influisce inevitabilmente anche sul patrimonio storicizzato, cioè su quello che ci è arrivato dai secoli. E questo aspetto è assolutamente visibile in un termine che si chiama presentificazione, un processo che gli studiosi collocano dalla fine degli anni 60, primi anni 70 e oggi in pieno rigoglioso sviluppo, che è lo schiacciamento dell'esperienza di vita degli individui sul tempo presente, che è naturalmente favorita dall'accelerazione dei mezzi di comunicazione, che è favorita dal narcisismo delle generazioni. Noi tendiamo
a patrimonializzare noi stessi prima che gli oggetti di cui ci occupiamo. Basti pensare a tutte le tecniche di conservazione del corpo. Basti pensare al tentativo di far invecchiare la morte, che è tipico della nostra generazione. Non c'è nessun'altra generazione nella storia che abbia avuto come obiettivo quello di far invecchiare la morte, e noi ci siamo parzialmente riusciti, nel senso che l'allungamento del tempo di vita in discrete condizioni di salute è una conquista dal punto di vista di una parte dell'umanità assolutamente unica nella storia dell'esperienza degli esseri umani. Naturalmente questo significa che quel tema patrimoniale, che era in qualche modo attribuito a oggetti perché l'esistenza era breve e precaria, è in qualche modo oggi meno, diciamo, urgente, perché questa esperienza di patrimonio la stiamo, diciamo, cercando disperatamente di ribaltarla su noi stessi. La conseguenza della presentificazione, come sostengono alcuni grandi studiosi come Comian, come Artaud e tanti altri, è quella che la percezione del passato è una percezione sempre più complicata e difficile, lo sanno tutti coloro che insegnano storia nelle scuole superiori e nelle università. Argomento difficilissimo per la maggior parte dei nostri studenti. Una volta sembrava una cosa abbastanza semplice e naturale, oggi non lo è più. Io quando ho cominciato a fare il professore universitario, ormai molti anni fa, pensavo che la storia sarebbe come disciplina sempre esistita come la matematica, no? Dicevo, beh, ci sono alcune materie che non moriranno mai, forse il disegno rilievo architettonico lo faranno in maniera diversa in un futuro, come poi è successo utilizzando il digitale, ma sicuramente la storia esisterà sempre. Oggi non ne sono più così sicuro, cioè non sono più così sicuro che una disciplina come questa, che peraltro fa riferimento a un dato biologico della nostra specie, e cioè l'organizzazione della memoria collettiva come strumento di sopravvivenza sociale, che dipende dal modo in cui è fatto il cervello, cioè da una caratteristica fisica che ha la specie umana e non altre specie viventi, può essere messa in discussione. A che cosa serve se la mia vita è schiacciata sull'esperienza presente e quindi non ho neanche tanto bisogno di capire da dove vengo, non so bene dove vado perché il mondo è incerto, le prospettive sono precarie, le idee di un tempo, cioè quelle di costruire vite che potevano traguardare i 30 anni, progetti delle famiglie, costruiamo case per tutta la famiglia dove verranno a vivere i nostri figli, che continueranno a lavorare qui. Sappiamo benissimo che tutto questo è finito, no? Per cui non c'è nulla più di questi elementi che rappresentino una certezza. Questo elemento di precarietà colpisce direttamente al cuore il patrimonio, perché il patrimonio, inteso nel senso classico, è un concetto che ha disperatamente bisogno di tempo, ha bisogno di una percezione temporale, di collocarsi in una, diciamo, in uno spazio diverso, diacronicamente diverso, al quale noi ritorniamo col bisogno di riconoscerci in primo luogo, di riconoscerlo e in qualche modo di costruire relazioni che non siano solo estetiche di tipo superficiale. Devo aggiungere che questo è tanto più vero dal momento che oggi, quando organizziamo mostre, naturalmente lo faccio anch'io come tutti quelli che dirigono musei, si deve partire dal presupposto che non c'è più soltanto da narrare la biografia dell'oggetto, così come raccontano i curatori del British, raccontavano 30 anni fa, ma bisogna incominciare a raccontare l'autobiografia del visitatore. Cioè, paradossalmente, se devo entrare in contatto con il pubblico, non posso dare per scontato che ci sia l'interesse
per l'oggetto che espongo, sia esso un quadro o un oggetto scientifico oppure un oggetto di una collezione naturalistica, devo costruire delle narrative, dei racconti che interpellino la personalità di chi mi ascolta, personalità in senso vasto, percezione del tempo, sensibilità, interessi. E voi capite che questo cambia completamente l'approccio con quello che posso dire della narrazione implicita di questo oggetto. Una volta, fino a non molti anni fa, pensavo che le storie dei nostri oggetti fossero così affascinanti, trasferendosi nel tempo, da essere di per sé attrattive. Oggi non ne sono più così certo. Non è più normale che sia così, assolutamente. Perché ho fatto questa così carrellata di riflessione? Perché naturalmente questo ha degli effetti anche quando usciamo dai beni intesi in senso di collezioni di contenitori e arriviamo agli spazi urbani, che sono dei dispositivi di memoria collettiva anch'essi. E loro sono dei dispositivi, dei contenitori di memoria collettiva. E allora la domanda che viene spontanea è: ma se questo processo vale per gli oggetti dei musei, allora qual è l'idea, come faccio a raccontare questa diacronia implicita nelle città, che non è che non vivono solo di beni monumentali puntuali, che spesso sono, diciamo, pure ricostruiti, rimaneggiati, reinventati, quasi mai sono originali nel senso che noi attribuiamo a questa parola, cioè di purezza dell'oggetto nella sua forma, diciamo, proprio di nativa. Come fare a ricostruire questa sensibilità ambientale che dà però il senso di un'unità civica, di una comunità? Questo è un problema colossale. È un problema colossale prima di tutto perché il patrimonio, così come l'ho descritto prima, vive di questi punti di oggetti materiali o immateriali che cercano una relazione col visitatore, quindi con la sensibilità del visitatore, ma non con quella della comunità necessariamente. Anche se Faro racconta una storia diversa, poi tutti questi nuovi musei cercano di parlare al visitatore in quanto tale soggetto, perché noi viviamo di soggettività esasperata e di scarso spirito comunitario, come credo sia una percezione abbastanza scarsissimo spirito comunitario. Per cui, da un lato, i musei dovrebbero surrogare funzioni di solidarietà che altre agenzie collettive non riescono più a svolgere, scuola faticosamente. Non parliamo delle istituzioni come tali, che quelle sono proprio state spazzate via. La stessa Chiesa, grossissimi problemi ad avere, a svolgere questo ruolo che un tempo era tipico, se vogliamo, dentro le comunità. L'unico luogo che ha mantenuto aura, cioè capacità di essere in qualche modo considerato un luogo, fra virgolette, sacro, è il museo. Per questo motivo, dico il museo per dire il luogo della cultura, per questo motivo gli è stata scaraventata addosso tutta questa funzione ulteriore. Ma questa funzione ulteriore il museo fa fatica a farla, perché poi la vicenda del singolo che lo frequenta è una vicenda di persone che cercano viceversa del senso per sé come individui, cercano quello, e fanno molta fatica invece a vedere quell'altro aspetto. Questo mi porta a un'altra considerazione che riguarda un termine oggi che è caduto in disuso, per cui si fa fatica a vederlo addirittura utilizzato nella pubblicistica, una volta era normale, che è territorio. Il museo negli anni
di Andrea Emiliani, 50 anni fa, della nascita delle regioni, era un luogo, i posti, i luoghi della cultura erano dei luoghi di territoriali, cioè dovevano propriamente intercettare tutti questi elementi, dovevano tradurli in un linguaggio partecipato, allora si pensava addirittura a questo, e intorno a questo costruire poi dei legami fondamentalmente. C'era il grande Andrea Emiliani, che è stato sovrintendente, direttore, vice direttore dell'IBCI, che aveva una parola specifica con la quale intendeva tutto ciò, che era la parola sedimento. E lui diceva: mi venni convincendo in quegli anni che il patrimonio artistico era la condensazione, la aggregazione armoniosa delle opere e dei giorni, del vissuto di una civiltà civilmente attestata nei valori creativi e innovativi, quindi non solo, diciamo, il passato mero, ma anche le trasformazioni. Io ho seguitato da allora a chiamarla sedimento, proprio per non perdere quel senso fisico di densa giustapposizione e talora anche di sovrapposizione dei prodotti del processo di umanizzazione. Quindi il sedimento inteso come un patrimonio che diciamo assorbe non soltanto dei contenuti culturali o estetici, ma anche percettivi, simbolici, collettivi, che vengono in qualche modo trasferiti. Questa era la visione di oggi. A me è capitato circa un anno fa di collaborare a un numero di una rivista che si chiama Quaderni Storici, su un numero monografico proprio sui grandi sovrintendenti storici dell'arte che negli anni 70 si dedicano alla scoperta del territorio, quindi le grandi campagne non soltanto di identificazione dell'arte decorativa minore, della scoperta delle case contadine, delle pievi, delle chiese dell'Appennino, eccetera, eccetera, ma diciamo proprio un'epoca di grande estensione del perimetro patrimoniale, non nel senso di oggi, ma l'estensione dei beni che dovevano essere soggetti alla tutela, quindi perché dovevano entrare dentro questa visione collettiva. E naturalmente c'è il caso di Paolucci, c'è il caso di Giovanni Urbani, come Toscano, insomma dei grandi conservatori e dei grandi intellettuali del nostro paese di allora. Quando discutiamo il titolo, noi volevamo mettere la parola territorio, cosa che poi abbiamo messo perché non c'era qualcos'altro meglio, e quelli che dovevano, i redattori, dicono: ma no, la parola territorio non si usa più, è una parola antica, non ha più senso, può essere equivocata. Noi ci siamo chiesti: ma come equivocata? Parliamo di territorio perché il territorio è esattamente quel luogo in cui si incontrano, si incrociano le esigenze di trasformazione, di innovazione, di cambiamento, che sono proprie della contemporaneità, con quelle di conservazione, di vincolo, eccetera, eccetera. E alla fine l'abbiamo spuntata perché non abbiamo trovato, perché loro non hanno trovato un'altra parola migliore. Ma oggi la parola territorio nel campo del patrimonio culturale non la usa più nessuno a livello ministeriale. Il territorio è sparito. Ci sono grandi contenitori, grandi musei che si moltiplicano, certamente, ottima cosa, ma tutta quella densità patrimoniale che un tempo era in qualche modo individuata come quelle tracce di civiltà che dovevano rimanere e in qualche modo alimentare il senso di appartenenza delle comunità, si è perso, non solo qui naturalmente, si è perso in tutta Italia. Nel caso dell'Emilia Romagna la cosa era più importante perché, come sosteneva Lucio Gambi e anche Andrea Emiliani, la regione non aveva una tradizione unitaria, non era come il Veneto, non era come la Liguria, era una cosa costruita con l'Unità d'Italia, come sappiamo tutti, da comunità abbastanza diverse tra di loro,
che quindi avevano bisogno di avere un, come dire, sostrato comune, il sedimento di cui parlava Andrea Emiliano. Questo sedimento non era altro che la presa d'atto di questa capacità di leggere le cose del passato, di riuscire a inserirle dentro una lettura presente. In questo si fondava l'appartenenza alla regione. Questa era la visione, se vogliamo, ottimistica e illuministica di quella generazione, illuministica, perché pensava che questa operazione avesse un senso pedagogico. Errore clamoroso, errore. Anche perché nella vicenda di Lucio Gambi, qui parlo naturalmente più agli architetti, questa visione di tipo patrimoniale così incardinata sui territori avrebbe dovuto in qualche modo influire sulla pianificazione. La pianificazione territoriale avrebbe dovuto partire proprio da ciò che senza mettere in discussione questa sorta di sedimento comune che veniva individuato. Quando quelli alla guida della regione se ne accorsero, dissero a Lucio Gambi che poteva tornare all'università. Ci mise un anno per andarsene. E ovviamente perché questo si scontrava con una quantità di interessi mostruosi, come potete immaginare, quelli che si porta dietro la pianificazione. Questo per dire che cosa? Per dire che nel corso di questi 50 anni abbiamo molto cambiato la percezione del patrimonio e che noi viviamo in un'età liminale, cioè ci sono persone che vivono il patrimonio nella maniera tradizionale, il ministero non fa nulla per smentirla questa visione tradizionale, perché se la mettesse in discussione non ci sarebbe più ragione di averlo il ministero che ha anni 50 con tutti adesso, e dall'altra parte una quantità enorme di altre persone che considerano il patrimonio un'altra cosa ancora, e cioè quella cosa che è stata definita dalla famosa convenzione di Faro dell'Unione Europea nel 2005, recepita nel nostro Stato nel settembre del 2020, per cui la comunità, il patrimonio, la comunità culturale, il patrimonio culturale, non è altro che il frutto dal basso di una intersezione che vede delle risorse non meglio definite di carattere materiale e immateriale dialogare con delle comunità e con, dall'altra parte, dei territori, degli spazi. Quindi dall'intersezione tra queste tre cose emerge che cosa sia patrimonio. Voi vedete una percezione totalmente dal basso. Il vero problema è chi decide cosa selezionare e perché. Perché se lasciato libero, come adesso, abbiamo il Museo della Carta. Si può andare anche lì, non solo al Museo delle Violine, ma anche lì. Quindi diciamo che c'è una radicale divaricazione tra una concezione patrimoniale probabilmente molto, diciamo, statalista, che è quella tipica del nostro Stato, molto tradizionale, e dall'altra parte una totalmente eversiva rispetto a questo, sovversiva, che viene dal basso. Tutte e due convivono e nessuno le descrive. Non troverete mai un articolo di giornale che dica queste cose banali, ma nella mente delle persone ci stanno a volte tutte e due insieme, a volte in alternativa. Perché ho fatto questo discorso? Perché naturalmente questo ha anche a che fare con un altro argomento di cui volevo parlarvi, che è quello della selezione. Allora, il patrimonio culturale è per sua natura, nella sua origine, selettivo. L'idea è che se gli oggetti debbono andare nelle astronavi del tempo, macchine del tempo, e quindi in oggetti, in cose molto costose, non è che ci può andare tutto dentro. Bisogna selezionare moltissimo, cioè le testimonianze di civiltà vanno accuratamente selezionate. E quindi ci sono i selettori che erano a volte casuali, a volte consapevoli, naturalmente nella storia c'è stato di tutto, che erano i curatori, i collezionisti, gli storici, eccetera, che fanno questa operazione, perché
perché essi sapevano una cosa che sappiamo tutti, e cioè che noi portiamo con noi del passato pochissime cose. E quando siamo alla fine della vita, quello che ci rimane nelle mani di oggetti, di quella che è stata la vita nostra e delle nostre e della generazione precedente, lasciando perdere gli immobili, è molto poco. E quello che avranno nelle mani di noi, i nostri figli e i nostri nipoti, sarà pochissimo, a volte neanche il nome, a volte neanche il ricordo del nome. Questo è un esperimento che io faccio con i miei studenti quando nel primo anno di storia, quando dico loro: dovete pensare che la storia ha una grande funzione, perché la memoria è un processo biologico che però ha come contropartita l'oblio. E l'oblio è la nostra condizione di vita attuale. Noi siamo persone di memoria che si dimenticano quasi tutto. E quindi di conseguenza, da questo punto di vista, c'è quel bellissimo racconto di Borges, Funes, della memoria, che è la storia paradossale di quel tizio che si ricordava tutto e non riusciva a dimenticare, e ricordandosi tutto e avendo una memoria in continuazione, in movimento di tipo funzionale, non avendo lo spazio libero nell'oblio per riuscire a organizzare questi dati di memoria, alla fine muore, cioè non riesce a sopravvivere fondamentalmente. Quindi l'oblio è un elemento che è, diciamo, costitutivo della nostra biologia, così come la memoria, e questo vale anche per le società. Quindi le società vivono a volte di obli, diciamo, di rimozioni ricercate, e a volte, nella stragrande maggioranza, di casualità, cioè di casi. Io mi ricordo quello che diceva un grande scrittore di manuali scolastici che si chiamava Scipione Guareccino, con cui ho collaborato nei miei verdi anni, che diceva: caro Roberto, devi pensare che il 99% di quello che succede nella storia è fattibile. Le cose che sono, che si possono davvero, le quantità di eventi degni di avere una quota, o che sono riuscite a bucare il velo del tempo, sono una quota infinitesima. Quindi l'oblio ha una funzione colossale, e quindi questi beni vanno selezionati, questa era l'idea di queste persone consapevoli, che fino a pochi decenni fa erano consapevoli, che non potendo portare tutto con sé, era necessario selezionare molto bene, perché caricare di valore una quantità di beni ridotti aveva più possibilità di andare nel futuro. Questo era il punto. Se portava molte cose alla fine si perde tutto qua. Il rischio era questo. Quindi c'era un'esigenza selettiva davvero importante. L'altra, quindi questo che cosa significa? Che oggi viceversa ci troviamo in una condizione in cui non si seleziona, è aggiuntivo il patrimonio. No? Quello che dicevo prima, 60% di musei nuovi dal 1990, cosa vuol dire? Che le persone non vogliono dimenticare, pensano o si illudono di poter costruire questo patrimonio per ricordare o essere ricordati, e quindi per delle funzioni che sono diverse, che non hanno a che fare con l'elemento inevitabilmente selettivo delle generazioni. E questo naturalmente è un altro colossale problema, perché noi, diciamo, è molto faticoso per chi è stato educato alla selezione, che selezione significa valutazione culturale profonda di quanto oggetti possono avere senso per la nostra cultura o per quella passata, trascorsa, o farci un'idea di quella che potranno avere nel futuro, possa avere un significato. Perché dico questo? Perché faccio questa riflessione? Abbiamo naturalmente la conclusione. Perché gli oblii stanno alla base delle ricostruzioni anche delle città, e non c'è elementi più forti della rimozione di ciò che è stato della ricostruzione sistematica di uno spazio, lo spazio assolutamente ridefinito
costruisce dei modelli per cui la memoria urbana a volte è quella un po', chiamiamola così, delle fotografie, come era Rimini una volta, come adesso, il viaggio, tutte queste cose, che però con la memoria vera, diciamo quella profonda, hanno relativamente poco a che fare, sono percezioni superficiali. E riuscire a capire la dimensione del perduto è una delle operazioni più difficili da restituire. Nella Seconda Guerra Mondiale questo elemento della selezione diventa ancora più imponente. Nel momento in cui, dopo aver tentato di dare delle indicazioni su come proteggere purtroppo ridicolmente i nostri monumenti, perché non si pensava che ci sarebbero stati bombardamenti a tappeto delle fortezze volanti, è una cosa che nel 1935 non era neanche immaginabile, una cosa del genere, e quindi tutti i tentativi di mettere sacchi di sabbia, protezione di legno, nei monumenti si rivelano alla fine effimeri, perché purtroppo non c'è strada, non c'è modo di proteggere. Tuttavia, a un certo punto, nonostante questo, cioè il Ministero comincia a dire ai superintendenti, anche ai comuni naturalmente, bisogna che voi decidiate che cosa va conservato assolutamente, per nasconderlo. No. E quindi ci troviamo di fronte a persone che devono decidere, già nel loro piccolo patrimonio, che cosa deve essere assolutamente conservato per le generazioni che verranno e dove infilarlo. Questo percorso, che a volte ha visto le rocambolesche passaggi, no, in Carpegna, dei beni dell'Accademia di Venezia, il trasferimento rocambolesco in Vaticano di opere d'arte a livello altissimo, naturalmente interessa anche i comuni, perché tutti i comuni hanno dovuto fare questa operazione. A me è capitato di studiare cosa successe a Ravenna. Naturalmente c'era una lista che era stata compilata dalla soprintendenza e condivisa naturalmente dai dirigenti del museo civico, per cui una delle cose più importanti per loro erano le ossa di Dante, che non sappiamo neanche se sono. Tutto quello, cioè le cattedre d'avorio, bizantine, cose di valore micidiale, in testa a questa lista ci stava questo, che loro cominciano a far viaggiare intorno alla città, nelle varie ville del contado, e che poi incredibilmente vanno a seppellire dove? Vicino alla comunità. Fanno un buco per terra alla fine e mettono lì, perché non riescono neanche a separarsi dal luogo in cui erano state ritrovate. Pensate a questo, ma come questo ci sono casi a bizzeffe nella Seconda Guerra Mondiale che danno però un'ottima idea, ecco perché diciamo gli omicidi non sono soltanto fisici ma sono anche relativi ai beni, che danno un'ottima idea di qual è il senso comune, che cosa sono le cose importanti, che cosa sono cosa non si sono volute dimenticare, si sono abbandonate. Una parte è stato patrimonio, è stato disperso naturalmente, di brevissima qualità. Quindi questo processo iperselettivo che viene imposto nel 1944, 43-44, che bisognava nascondere questi beni prima che si riportasse via qualcuno, che i soggetti erano due, se li portavano via i tedeschi, e naturalmente li bombardavano gli americani, quindi diciamo, non era diciamo, un piccolo problema da risolvere. Ecco, lì siamo in un'epoca di estrema selettività del patrimonio. Oggi ci troviamo in un'epoca di proliferazione del dato patrimoniale, siamo, è l'opposto. Però secondo me, proprio perché si tratta dell'opposto, cioè proprio perché il tema del patrimonio è oggi così ipertrofico e spesso non ragionato, cioè il prodotto di domande che non hanno selezione né discussione pubblica, a volte assolutamente casuale, il tornare a quel momento può essere utile proprio per innescare correttamente, secondo me, un processo di attivazione della memoria collettiva, che oggi è un organo poco utilizzato del nostro corpo civile, diciamo così,
ma che è assolutamente necessario per poter essere civili. Grazie. Grazie Roberto, devo dire che mi hai messo molto in crisi, perché è una crisi di identità, nel senso che ho passato 40 anni ad accumulare, prima di quello che dicevo, una gabbana di libri, documenti, libri, e forse li ho ingombrati di cose del tutto inutile, insomma. Li ho selezionati, pensando alle generazioni future che appunto probabilmente se ne fregheranno assolutamente di queste cose. Bene, hai posto molti temi, credo che soprattutto gli architetti, visto che questi incontri sono rivolti anche agli architetti, oltre che agli insegnanti e ai cittadini, possono avere qualcosa da chiedere, insomma, di questioni ne hai poste veramente tante, quindi c'è qualche domanda che volete fare? Forse gli architetti non sono le persone più adatte a intervenire in questo tema vasto, perché corrono il rischio di scendere in questioni professionali. Quella che lei ha scartato come filosofia dei tempi moderni, il territorio, e agli architetti invece è l'elemento centrale. Adesso poi che bisogna combinare la natura con la città e restringere la città, perché siamo tutti d'accordo che non è più possibile occupare altro territorio verde, pena la morte stessa delle città, se continuiamo a soffocarci. Il problema che si sente nominare ormai da diversi anni, rigenerazione urbana, perché la città, per quello che ha detto, è lo spazio eccezionale della storia, della nostra storia, senza necessità di conservare i mattoncini del Medioevo, perché i giovani, vedo, fanno sempre più fatica ad apprezzare le pietre e a capire cos'era una strada una volta. Cioè non è più un interesse. Ecco, su questo tema non si è fatto molto. Perché c'è una contraddizione in questo termine tra la conservazione e l'oblio. Forse l'ho fatta troppo lunga, ma io spero di essere stato chiaro. No, assolutamente. Io, diciamo, il territorio non è che l'ho scartato, a me piace molto il territorio naturalmente, ma diciamo che non è oggi, per il patrimonio non è più così centrale come era, come è stato un tempo. Io credo che diciamo, ci sia un'operazione di intanto di riconoscimento dei confini urbani, cioè quello che una volta era abbastanza in qualche modo naturale, dal momento che esistevano le mura ed esistevano i sobborghi che delimitavano lo spazio urbano, poi sappiamo che a un certo punto si slabra e comincia lo sprawl dentro lo spazio del territorio vasto e il confine urbano si perde. Il non avere un confine urbano, cioè non significa dover mettere delle mura, ma percepire che c'è un tessuto urbano che è quello che, nel quale si sviluppa la vita di una comunità, che è naturalmente trasformativo, intendiamoci, perché io sono il primo a dire che non appartengo alla categoria dei conservatori assoluti nella maniera più chiara,
il tema di percepire un perimetro urbano, che questo perimetro urbano possa essere un perimetro di generazione, cioè che una generazione sceglie come uno spazio di vita e decida quindi di costruire o di rivedere quello che c'è dentro questo, io credo che sia oggi una necessità per il nostro territorio, è una cosa necessaria. Chi definisce questi perimetri? Una tangenziale può rappresentare un confine fisico, diciamo, entro cui costruire, definire un perimetro, una sorta di, diciamo, di limite? Può esserlo il decidere, per esempio, quale categoria, tipologia rurale salvaguardare? Un'altra cosa. Io, a me è capitato di fare il sindaco in una città che si chiamava Forlì, si chiama, è ancora esistente, non si sa per quanto. Diciamo che la cosa che mi ricordo che uno degli, proprio perché appunto risento di questa percezione illuministica di Emiliani, in cui una delle cose che, sulla quale andai a sbattere quasi subito, era l'idea di fare una, dovendo rifare un piano urbanistico, sapendo benissimo che i piani urbanistici li fanno i tecnici, non li fa ovviamente la comunità, è l'insieme di una negoziazione che non può essere collettiva, deve essere per forza tra portatori legittimi di interesse, quindi nessuno pensa al mondo delle favole, però pensavo che sarebbe stato interessante riuscire a capire quale fosse il perimetro verde intorno alla città, diciamo lo spazio che i cittadini, sia quelli che stavano in campagna, sia quelli che stavano dentro le mura, percepivano come il loro spazio esterno, se non altro per dare delle indicazioni, attenzione, non certo delle indicazioni di piano, perché quello sarebbe stato assurdo, ma almeno delle indicazioni generali. Allora comincio a sentire, vado dai contadini, che mi sembravano i soggetti ideali. E i contadini erano i primi che volevano costruire, trasformare, che volevano trasformare il granaio nella villetta per il figlio, eccetera, eccetera, come voi. E quindi aumentare naturalmente il carico antropico con tutto quello che ci va dietro. Quindi mi sono reso conto che non c'erano degli alleati strutturali. Nella mia mente assolutamente ingenua, pensavo che ci fossero delle categorie di cittadini che avessero delle sensi portatori di sensibilità di tipo tradizionale, ma non è così assolutamente. Questa operazione di cui parlo è un'operazione totalmente culturale, cioè è un'operazione totalmente volontaristica che parte da dei processi che si possono provare a creare nelle città, possono avere successo oppure no, ma non fanno riferimento a dei dati di natura. Questa era la mia percezione sbagliata, la mia percezione completamente sbagliata. Ecco perché la difficoltà di contenere lo sprolo urbano è anche determinata da questi elementi che sono ormai entrati nella consapevolezza collettiva. Devo dire che un tentativo di fare percepire il limite urbano l'ha sperimentata un'associazione di livello romagnolo che si chiama Spazi Indecisi, fatta da giovani che da una decina d'anni vanno a diciamo, utilizzare le zone abbandonate delle città, non soltanto le zone belle, non sto parlando dell'architettura industriale di 100 anni fa, di 100 anni fa, ma proprio anche le zone perimetrali abbandonate, facendo delle passeggiate, degli eventi performativi, e hanno una specie di mappa che stanno sviluppando e che, se andate sul sito, lo potete vedere. Questo mi pare una cosa intelligente per la generazione attuale, perché significa prendere atto prima di tutto che le città si slabrano, no? Cioè non sono dei tessuti che non risentano del tempo, e che il, diciamo, lo spazio dell'abbandono spesso è un perimetro, che è anche un perimetro di natura sociale, non solo naturalmente, di natura fisica e così via. Argomento molto affascinante, quindi insomma, condivido la sua riflessione senza avere una soluzione.
perso, perde, perderà questo scopo di conservare il patrimonio per proiettarlo nel futuro, ma acquisterà lo scopo di essere un contenitore di coesione sociale. Allora io mi sono chiesta, allora come si configura questo museo? Cioè, diventa un luogo in cui accadono degli eventi tipo un concerto, una performance di danza, una fiesta teatrale, cioè non riesco a immaginarlo, mi farebbe piacere immaginarlo. Esatto, da questo punto di vista c'è Artaud che scrive in un pezzo bellissimo che, andando a vedere come si ridefinisce il Centre Pompidou, nel 2007 non si definisce più come un museo, un laboratorio, ma come una piattaforma. E l'idea di piattaforma è esattamente quella di un luogo polivalente di esperienze. È chiaro che questo tipo di, diciamo, di nuovo oggetto, che io non dico che non è che pensi che sia, diciamo, una cosa in sé buona o cattiva, è un processo che è in atto, diciamo, è ricco di esperienze che sono oggi pochissimo rappresentate da oggetti tradizionali e moltissimo da elementi performativi digitali. Questa è la, per cui quella è la mediazione trovata per ridare questo senso collettivo, che però è completamente diverso, da quello della conservazione, per cui l'idea è che questi beni vadano a finire in deposito, che non siano più esposti, attenzione, più esposti. Questa per esempio è la politica degli olandesi. In Olanda hanno costruito degli splendidi depositi visitabili che sono modi, almeno un modo di conservare le cose. Bisogna dire che almeno quella è un'idea che è a suo modo geniale, per consentire dei percorsi dentro il museo e utilizzare beni che di volta in volta vengono poi utilizzati nelle esposizioni, ma hanno investito una quantità enorme di denaro nei depositi. Questa operazione dei depositi l'ha fatta in maniera intelligente Capodimonte, la legge di Capodimonte, aprendo ai depositi del museo. Molto faticoso farlo, perché i nostri depositi spesso sono impresentati, sono dei depositi che sono dei magazzini, purtroppo, dove i beni sono conservati, diciamo, piuttosto maluccio. Io in Romagna, se devo pensare a un deposito visitabile, uno dei più belli che c'era, adesso non so come sia messo, era quello del Museo delle Ceramiche di Faenza. Lì c'era uno splendido museo, laboratorio, in cui potevano essere anche portati studenti, visitatori, ed era assolutamente visitabile. Dopo l'alluvione, non so quale sia la condizione attuale, allora era così. Ecco, quindi c'è questo passaggio. Un'altra cosa che volevo dire è che ad aiutare questa lettura sta un elemento che una volta non apparteneva alla cultura del patrimonio così come l'avevamo conosciuta, che era fatta di cultura locale e di cultura nazionale, diciamo, erano questi due pilastri, che è l'elemento internazionale. Diciamo che a livello internazionale il patrimonio, dall'inizio del Novecento, poi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalla conferenza dell'AIA del 1954, è stato oggetto di riflessione per la tutela in caso di guerre. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono conferenze internazionali per capire come fare a tutelare questo patrimonio che la Seconda Guerra Mondiale era stato in buona parte manomesso e distrutto, soprattutto in Europa, naturalmente. Poi però che cosa succede? C'è un evento che dal 1972 cambia il ruolo delle istituzioni internazionali. Mentre fino ad allora l'UNESCO si era occupata di questo specifico caso, che era la conservazione in caso di guerra, quindi legata alla diplomazia, dal 72 in poi, con la Convenzione UNESCO, comincia l'UNESCO a occuparsi invece di che cosa sia il patrimonio e comincia a diffondere un'idea propria di patrimonio, che è quella dei siti, che è quella del patrimonio immateriale e che quindi che in qualche modo indica una strada di rappresentazione collettiva del patrimonio.
Questo aspetto è molto importante perché naturalmente rispetto agli italiani che erano convinti di avere la legislazione più bella del mondo, quella che avrebbe fatto da modello a tutte le altre, eccetera, si sono trovati nella condizione invece di avere una diplomazia del patrimonio che è generata a New York, la quale, o a Parigi, diciamo, ma non Parigi come centro culturale di musei, poiché è la sede dell'UNESCO, la quale invece costruisce una propria visione del patrimonio e cerca di esportarla. Questo naturalmente entra in relazione con i luoghi, perché i luoghi vogliono essere siti UNESCO perché si accendono delle luci che sono quelle poi del turismo, del marketing territoriale e così via. Naturalmente tutto ciò però ha un prezzo, che è quello di selezionare le cose, di selezionarli in base a un criterio che è sovranazionale, che è internazionale. Quindi un argomento anche questo che viene a complicare il quadro, quindi non c'è più solo l'elemento nazionale, c'è anche l'elemento internazionale. A me è capitata una cosa veramente molto divertente, il comune di Cervia, che a un certo punto, allora è chiaro che per entrare nelle liste dell'UNESCO bisogna avere il filtro dello Stato, cioè è lo Stato italiano che filtra le domande e poi le porta naturalmente nelle sedi in cui ci sono i comitati. A un certo punto il comune di Cervia aveva avuto l'idea di candidare Missalini a patrimonio dell'umanità, dicendo: ma noi facciamo direttamente la domanda, cioè non passiamo attraverso l'Italia, cosa ce ne frega, il patrimonio del Salino è un patrimonio mondiale, e pensavano di poter fare direttamente la domanda per essere riconosciuti. Ma non è solo il caso di naturalmente di Cervo, c'è un altro bellissimo saggio che è stato pubblicato da uno studioso, da un antropologo culturale siciliano, di cui in questo momento mi sfugge il nome perché sono un po' rimbalordito anch'io, naturalmente l'oblio non colpisce solo i beni ma anche le persone fisiche, intitolato L'UNESCO e il campanile, che è un divertentissimo quadro di conflitto locale generato dal riconoscimento dei siti UNESCO nella Val di Noto, con una litigata forsennata tra i vari comuni per essere compresi nel perimetro dell'UNESCO e di quelli che invece ne erano esclusi. Potete immaginare i municipalismi che si scatenano più biechi in questi casi, quindi sono gli effetti, diciamo, distorsivi di una operazione che viene concepita come alta diplomazia, soprattutto a livello occidentale, per entrare in relazione con gli altri paesi del mondo. Una volta si usavano forme più brutali, adesso si usa il patrimonio. Non a caso la Convenzione di Faro viene approvata nel 2005, e cioè dopo la crisi dell'ex Jugoslavia, e tutto il problema della ricostruzione dei luoghi, dei siti, delle comunità, perché bisogna fare un investimento immateriale mostruoso, che è ancora in corso, come voi sapete, con esiti precari. E quindi per questo motivo la famosa Convenzione di Faro nasce in quegli anni lì. La guerra è della fine degli anni 90, comincia una faticosa ricostruzione. Per poter dare i soldi per questo tipo di attività bisogna avere una convenzione a monte che riconosca il valore del patrimonio costruito dal basso. Quindi vedete come la politica internazionale c'entri molto col patrimonio. Altre domande? Le racconto una piccola storia di spaesamento dei luoghi. Io vado in bicicletta, ecco, la bici da corsa, vado in giro per la Romagna e per il Montefeltro, e poi però faccio anche la costa. Allora da Rimini vado, che ne so, a Pesaro, oppure da Rimini vado a Cesenatico, e mi è successa questa cosa in corrispondenza con i nuovi lavori sul lungomare da Rivabella verso Torre Pedrera, Bellaria, eccetera. Praticamente io il nuovo lungomare di quei posti ha omologato tutto, l'ha reso tutto uguale,
piste ciclabili, le aiuole, eccetera, sembra un unicum. E a questo unicum ha corrisposto la perdita dei cartelli dei paesi. Cioè, io sono andato in giro, un po' che vado in giro, e ho cominciato a chiedere, ma dov'è che finisce Rivabella e comincia Viserba? Dov'è che finisce Viserba e comincia Viserbella? E me lo sono chiesto per varie volte che ho fatto il su e in giù da Rimini e Cesenatico, così poi a febbraio, un mese fa, mi sono fermato e ho individuato una coppia che andava a passeggio la domenica mattina e mi sono fermato, li vedevo abbastanza attempati ad avere consapevolezza del territorio e mi sono fermato a chiedergli ma dove siamo qui? Cioè siamo a Viserba, Viserbella, non lo sapevano dire e non erano neanche preoccupati di questo. Però io ho avuto sinceramente un senso di spaesamento che mi viene, lo sto dicendo, raccontando in modo scherzoso. Io una volta giocavo a calcio contro la squadra del Rivabella oppure contro la squadra del Torre Pedrera, ma dove sono finite queste cose? Allora mi è venuto in mente un museo, mentre lei parlava, mi è venuto in mente la costruzione di un museo dei cartelli degli antichi divisori dei paesi del litorale, insomma. Però diciamo così, come posso dire, il centro è come avere perso un pezzo di storia. Quindi il mio personale, magari fosse personale, patrimonio culturale, mi sono chiesto ma come mai la gente non si chiede? O la gente ha perso l'identità? Cioè, uno che è di Viserba non è interessato a sapere che la sua Viserba comincia lì e finisce là. Appunto, se è presentificato questo problema, non ce l'ha, cioè se vive nel presente questa cosa che dice, è bellissimo l'idea dell'uomo con il cartello, è meraviglioso, e se la sua esistenza è totalmente presentificata, è qui e ora quello che succede e quindi di conseguenza questo problema non è un problema significativo, non è neanche un problema che sfiora il suo tema identitario, non fa parte della sua vita. Soprattutto se non deve dare un indirizzo a nessuno. Sì. Soprattutto questo. Va bene. Grazie. Bene, buona serata a tutti quanti, gran opera. Bene, buona serata e vi ricordo che dal prossimo venerdì, venerdì 15, abbiamo un appuntamento invece con Tosco, Paesaggio e Storia, un titolo molto gambiano, cioè Lucio Gambi, naturalmente sto citando. Ancora grazie.